Buongiorno a tutti. Mi presento come funzionario archeologo della Direzione Generale Educazione e Ricerca Istituti Culturali. Introdurrò questa breve diretta di presentazione dei bandi di ammissione ai corsi di laurea in restauro tenuti dalle scuole del nostro Ministero, Ministero della Cultura. Senza rubare tempo ai colleghi che si alterneranno nella diretta, presento brevemente l'agenda della giornata in cui si alterneranno i direttori degli istituti, l'Istituto Centrale per il Restauro, l'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro e l'Opificio delle Pietre Dure, oltre ai direttori delle scuole di alta formazione e studio dei rispettivi istituti, che daranno le informazioni necessarie sia di presentazione degli studi stessi, ma soprattutto delle scuole, dei corsi e dei bandi di ammissione ai corsi quinquennali che erogano la laurea LMR02 in restauro. Si alterneranno l'architetto Alessandra Marino, direttore dell'LCR, l'architetto Giorgio Sobrà, direttore della Scuola di Alta Formazione e Studio della sede di Matera e vice direttore della sede di Roma. Poi la dottoressa Lucilla Nocetelli dell'ICPAL, direttrice della SAF e direttrice del laboratorio di restauro, e infine, ma last but not least, il direttore dell'Opificio delle Pietre Dure, Marco Ciatti, e la direttrice della Scuola di Alta Formazione e Studio, Maria Letizia Montalbano. Non prendo altro tempo e passo la parola al direttore generale, Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, dottor Mario Turetta, dirigente di lungo corso del nostro ministero dal 2020 nella nostra direzione e direttore ad interim anche dell'ICPAL. Aspettiamo il direttore che non vedo collegato, altrimenti passiamo direttamente la parola all'architetto Alessandra Marino, direttrice dell'Istituto Centrale per il Restauro. Anche lei è dirigente di lungo corso del nostro ministero dal 2009, dal 2021, febbraio se non vado errando, direttrice dell'Istituto Centrale per il Restauro e anche ancora dirigente per il Servizio Terzo della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Sì, buongiorno a tutti. Poi se arriva il direttore generale mi posso interrompere in qualsiasi momento, naturalmente. Questa è una giornata in cui cerchiamo di illustrare brevemente quelle che sono le attività e chiarire quelli che possono essere i vostri quesiti e i vostri dubbi. Per quello che riguarda l'Istituto Centrale del Restauro, potrei sicuramente... Scusatemi, ma la condivisione, ecco, fare la condivisione dello schermo. Vedete tutti? Grazie. Allora, pochissime parole di presentazione dell'Istituto Centrale del Restauro, con particolare riferimento naturalmente alla Scuola di Alta Formazione e Studio, che come sapete ha due sedi, una sede a Roma e una sede a Matera, per l'attivazione di questo corso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali. L'Istituto Centrale del Restauro, come forse saprete, fu fondato nel 1939, il nome era Istituto Centrale del Restauro, ora è per il restauro, ma sostanzialmente sempre ICR, e sulla base di un progetto, di un'idea di Giulio Carlo Argan e di Cesare Brandi, e all'epoca eravamo nell'ambito del Ministero dell'Educazione Nazionale e il ministro Giuseppe Bottai, che tra l'altro è anche l'autore delle leggi di tutela 1089-1497, quindi ebbe una grande, svolse una grande azione di sensibilizzazione del paese nei confronti dei temi della tutela, appunto, e sostenne fortemente la creazione di questo istituto.
un istituto che venne attivato proprio con una legge nazionale, la 1240, e lo scopo dell'istituto era sostanzialmente eseguire e controllare il restauro delle opere d'arte con un approccio molto particolare e molto innovativo per l'epoca, cioè un approccio di carattere scientifico. Difatti uno dei ruoli, dei compiti principali era quello di svolgere ricerche scientifiche dirette a perfezionarne e unificarne i metodi, quindi un'attenzione alla metodologia. Non è un caso, difatti, che nella intervista del 39 del ministro Cottai disse una frase che poi è diventata famosa fra tutti i restauratori: il restauratore non è un mago né un artista, e questo è molto importante, il restauratore non è un artista ma è un professionista, è un tecnico accurato, cosciente e attentissimo. È proprio su questa base, su questo presupposto, che nasce la prima scuola di restauro, intesa proprio in questo senso, cioè una scuola in cui iniziano ad attivare con regolarità dei corsi di non solo storia dell'arte, ma di chimica, di fisica, di scienze naturali, eccetera, con un controllo molto attento dell'attività di tirocinio, quindi dell'intervento diretto sull'opera. E uno degli elementi che caratterizza tutte le nostre SAF è quello di un rapporto strettissimo dal punto di vista numerico tra i docenti e gli allievi, 1 a 5, in maniera tale da garantire appunto un'attenzione e una cura nei confronti del percorso di ogni singolo allievo che è veramente di altissima cura e di altissima qualità. E già nella norma del 1240 uno degli obiettivi era, oltre a quello dello studio, della ricerca, eccetera, ma proprio quello dell'insegnamento, cioè imparare l'insegnamento del restauro. Questo viene ribadito anche nel decreto ministeriale del 2008, in cui vengono assegnati i vari compiti istituzionali dell'istituto, quindi ricerca, progettazione, sperimentazione, ampliando il tema anche ai fattori ambientali, ai fattori naturali. Voi sapete quanto i nostri istituti sono intervenuti e continuano a intervenire sempre nei momenti delle emergenze e delle calamità naturali, quanto l'attività sia volta a individuare proprio dei sistemi non soltanto tecnici, ma anche un'impostazione metodologica per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di restauro. Ma si ribadisce ancora una volta che tra i compiti principali c'è effettuare l'insegnamento del restauro nell'ambito della scuola di alta formazione e di studio per i restauratori. Attualmente la sede dell'Istituto Centrale del Restauro è nel grande complesso del San Michele a Roma. Noi siamo a quest'ultima parte, diciamo, del San Michele, e in questi 80 anni quasi di attività l'ICR ha preparato moltissimi restauratori conservatori che si occupano appunto di problematiche anche estremamente complesse, soprattutto su diversi settori, come poi potremo vedere, avendo anche avuto l'occasione di intervenire sul patrimonio di moltissime parti del mondo, così come l'istituto ha formato anche molto personale che appartiene appunto a paesi esteri. La scuola all'accreditamento di Roma, che era avvenuto nel 2011, ha seguito poi quello di Matera del 2015. A Matera è ospitato in un posto bellissimo, nel pieno centro di Matera, nell'ex convento di Santa Lucia la Nova. Proprio quest'anno abbiamo avuto i primi laureati della sede di Matera e devo dire con dei risultati veramente sorprendenti, se posso dire, davvero molto entusiasmati. Qui abbiamo delle immagini proprio dell'inaugurazione della scuola di Matera, e con noi è il direttore della scuola, Giorgio Soprà, che è anche vice direttore della scuola di Roma, al quale passerei la parola per illustrare i percorsi formativi che l'ICR ha attivato per questo anno 2021. Grazie, direttore. Scusate, ora esco. Ok.
Condivido anch'io lo schermo così. Dunque, buongiorno a tutti, non mi presento, sono già stato presentato, cercherò di essere breve. Intanto, quello che è bene ribadire, ma era già presente nel comunicato stampa, è che tutte le scuole di alta formazione del Ministero rilasciano un titolo equipollente ad una laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali. Una laurea magistrale che è anche abilitante all'esercizio della professione del restauratore, anzi è l'unico strumento oggi previsto dalla normativa per diventare restauratore dei beni culturali, cioè poter operare sul patrimonio culturale della nazione. Quest'anno accademico, l'anno accademico entrante, vede attivi tre percorsi formativi nella scuola di alta formazione dell'Istituto Centrale per il Restauro. Il percorso formativo 1 nella sede di Roma, il percorso formativo 2 nella sede di Matera e il percorso formativo 4 nella sede di Roma. Come vedete, i percorsi formativi sono distinti per classi di materiali costitutivi delle opere d'arte, dei manufatti artistici che vengono restaurati dai nostri allievi e quindi abilitano rispetto all'intervento su diverse classi di materiali costitutivi. L'ammissione, come certamente saprete, ma insomma è bene ricordarlo, al corso di laurea è subordinata al superamento di due prove pratiche e di un esame orale che verte su una larghissima, su moltissime discipline che devono, come dire, permettere alla commissione giudicatrice di valutare se i candidati hanno quella duttilità che gli servirà poi nell'esercizio della professione, cioè la capacità di muoversi nelle varie discipline e senza, come dire, padroneggiarle tutte come se fossero proprio la disciplina fondamentale, ma la capacità di dialogare con tutte le discipline che sono coinvolte in un'attività di conservazione. La prima prova pratica è una prova di disegno, una prova che richiede al candidato di sintetizzare un'immagine che viene fornita con un tratto, nitido, lineare, che però, testimonia appunto la capacità di sintesi da parte del candidato, la capacità di cogliere al meglio le caratteristiche dell'immagine che viene fornita, mentre invece e questa dura 6 ore. La seconda prova invece è divisa per i tre percorsi formativi. Il percorso 1 e 2 gli viene richiesto di integrare a tratteggio, cioè secondo la tecnica che è stata messa a punto dall'Istituto Centrale del Restauro negli anni 50, una lacuna, e invece al percorso 4 viene richiesto di realizzare un'integrazione di un modellato. Farvi capire che cosa vi aspetta nel caso in cui riusciate ad accedere ai corsi dell'Istituto Centrale per il Restauro, c'è una breve carrellata del percorso che viene svolto dagli studenti nei tre PFP, cioè i percorsi formativi professionalizzanti. Il primo, che è quello dedicato, diciamo, quello più architettonico, quello che si occupa dei materiali lapidei naturali e derivati e delle superfici decorate dell'architettura, è diviso, lo vedete, nel nostro percorso formativo in 4 annualità. La prima dedicata ai materiali lapidei naturali, la seconda ai dipinti murali, la terza ai materiali lapidei artificiali, la quarta al mosaico e la quinta, come in tutti i percorsi formativi, è dedicata alla redazione della tesi di laurea. Sin dai primi giorni, gli studenti quindi si confrontano con delle opere che appartengono appunto al patrimonio culturale nazionale di primissimo piano. Lo vedete ad esempio. Questi studenti dei primissimi giorni del primo anno a Matera che intervengono su una statua in marmo di età romana oppure nei laboratori di Roma su questi rilievi di età rinascimentale che, come vedete, sono
effettivamente delle opere d'arte fin dai primissimi giorni. Al secondo anno l'attività si concentra sui dipinti murali, quindi su tutte le tecniche che possono essere utilizzate per realizzare dei dipinti murali, da la più tradizionale tecnica dell'affresco, che vedete ad esempio in questo esempio di dipinti murali d'età romana, alle tecniche invece più recenti, contemporanee. Qui vedete ad esempio un enorme ciclo pittorico alla Sapienza di Roma, realizzato nel 1935 con delle tecniche evidentemente molto diverse. Al terzo anno i materiali lapidi artificiali, quindi il gesso e lo stucco, nonché le murature. Al quarto anno il restauro dei mosaici. Restauro che anche in questo caso può vedere il restauro di materiali antichi o di materiali moderni o addirittura spesso di materiali contemporanei. Una caratteristica a cui l'Istituto tiene moltissimo è che tutte le estati gli studenti vengono coinvolti nei cantieri didattici, cioè degli interventi applicativi di ciò che hanno imparato durante l'anno e che li portano a intervenire su cantieri dell'Istituto in Italia o all'estero e quindi di applicare in un contesto più complesso ciò che hanno imparato durante l'anno. Qui vedete alcuni esempi di cantieri estivi del PFP1, le porzioni, diciamo, lapide della Fontana del Nettuno di Bologna, ad esempio, le superfici lapide del complesso Pisano, in cui l'Istituto lavora da almeno dagli anni Ottanta, le chiese rupestri di Matera, per ovvie ragioni di collocazione di una delle nostre sedi, grandi cicli pittorici come quello di Tommaso da Modena a Treviso, decorazioni in stucco all'interno della chiesa della Basilica di Santa Pudenziana a Roma, pavimentazioni musive, ad esempio in questo caso in uno degli scavi condotti dall'Università di Tor Vergata, con cui l'Istituto Centrale per il Restauro collabora da tempo. Stesso discorso si può fare per il percorso formativo professionalizzante 2, che è quello, diciamo, di opere prevalentemente di carattere mobile. Quindi al primo anno i dipinti su tavola, al secondo anno la scultura a linea policroma, al terzo anno i dipinti su supporto tessile, al quarto anno l'arte contemporanea e infine, come di consueto, l'elaborazione della tesi. Qualche esempio anche qua di quello con cui gli studenti del primo anno si trovano a confrontarsi fin da subito. Vedete delle tavole dipinte di grande importanza, Crivelli, Vivarini, quindi autori di primaria livello all'interno del panorama nazionale. Al secondo anno esempi di interventi su sculture lignee policrome, queste in particolare sono sculture danneggiate dall'ultimo grande terremoto del 2016 e affidate alle cure dell'Istituto Centrale per il Restauro. Dipinti su tela, e anche qua vedete esempi di interventi realizzati in didattica su opere di importanza indiscutibile. Questo è questo San Francesco di Guercino, che vedete interessato da un intervento molto radicale. E infine, appunto, i materiali di sintesi, quindi in particolare i materiali dell'arte contemporanea. Anche per il PFP2, cantieri didattici che portano gli studenti a confrontarsi con problemi più complessi, talvolta in laboratorio, spesso anche sul campo, come nel caso dei cantieri attivati dopo il sisma del 2016 per il pronto intervento sulle opere portate nei depositi provvisori della Mole Vanvitelliana di Ancona, di cui qui vedete alcune immagini. Grandi formati, che sono uno dei temi che vengono affrontati durante i cantieri didattici. Qui vedete questo ciclo della pesca di Umberto Coromaldi dell'esposizione 1911. Analogo discorso ovviamente per il percorso 4, anche qua divisione dei 4 anni su differenti materiali costitutivi: il primo anno manufatti ceramici, il secondo anno manufatti metallici, leghe di rame e piombo e stagno, metalli preziosi al terzo anno, vetro, vetrate e materiali organici al quarto anno. Anche qui il quinto anno è destinato alla tesi. Qui vedete alcuni esempi di interventi portati avanti dagli studenti del primo anno su importanti elementi
diciamo, del patrimonio nazionale. Secondo anno, qui vedete corredi funerari su cui si interviene appunto in didattica al secondo anno. Terzo anno, altri esempi di questo tipo, per arrivare ai cantieri estivi. Qui ad esempio vedete un intervento complesso di microscavo che viene condotto in laboratorio, ma che porta ad una complessità che si può affrontare soltanto in queste attività estive. Talvolta anche il PFV4 si occupa di manufatti non archeologici, questo è il caso appunto dei bronzi della Fontana del Nettuno di Bologna, oppure, e questo è una punta di diamante dell'istituto, i cantieri didattici spesso coinvolgono l'attività di restauro del patrimonio sommerso, come nel caso di questo cantiere didattico in Croazia, che è stato portato avanti dagli studenti del quarto anno, su materiali organici provenienti appunto dal patrimonio sommerso. Le tesi di laurea sono delle tesi complesse che vedono la realizzazione di un intervento conservativo che deve dimostrare la capacità del candidato di condurre autonomamente un intervento di restauro, perché come vi abbiamo detto è una laurea di tipo abilitante. Qui vedete alcuni esempi in particolare del percorso professionalizzante 4, che come vedete spaziano dai materiali archeologici ai materiali etnografici, come nel caso appunto di questo copricapo indiano. E infine, come si svolge? Vabbè, l'esame finale è un problema che forse vi si porrà tra qualche anno, quindi non ci soffermiamo, ma quello che sicuramente è importante invece capire è quali sono gli sbocchi professionali per un restauratore che si diploma nelle nostre SAF. Intanto, evidentemente, il lavoro, la professione privata, quindi molti aprono partita IVA o formano delle cooperative, dei consorzi con altri restauratori. Spesso i nostri laureati vengono coinvolti nei cantieri dell'istituto, sia per il completamento degli interventi che sono iniziati con le tesi di laurea, sia per ad esempio i cantieri didattici che avete visto. E poi molto spesso i diplomati delle nostre SAF vengono coinvolti in attività all'estero, sia perché l'istituto spesso lavora all'estero, sia perché viene riconosciuto ai restauratori formati nelle nostre SAF un primato a livello internazionale, quindi spesso vengono chiamati a operare su complessi interventi conservativi all'estero. Infine, evidentemente, la possibilità di accedere ai concorsi statali per entrare nel Ministero della Cultura e nelle altre istituzioni pubbliche che si fregiano di avere dei restauratori al loro interno, e quindi, come vedete, un ventaglio piuttosto ampio di possibilità. E come nota conclusiva, diciamo, per esperienza diretta e per, diciamo, l'attività di screening che facciamo sui nostri laureati, i laureati già dal primo anno dopo la laurea sono occupati in una percentuale elevatissima, perché, come vi dicevo, vengono chiamati fin da subito da un ampissimo ventaglio di possibilità. Grazie. Grazie Giorgio. Prima di passare la parola alla dottoressa Nuccetelli, informo che si possono fare le domande nei commenti di Facebook. Un'altra cosa importante è che non solo la laurea magistrale, i corsi del Ministero sono equiparati alla laurea magistrale, ma la laurea è abilitante alla professione. Quindi i laureati poi saranno inseriti nell'elenco dei restauratori di beni culturali tenuto dalla nostra direzione generale. Lucilla, a te la parola, grazie. Iniziamo l'ufficio delle pietre dure con il dottor Ciatti e la dottoressa Maria Letizia Montalbano, già presentati prima, sono le due colonne portanti dell'ufficio delle pietre dure dagli anni Ottanta, quindi non posso aggiungere altro. Grazie dottoressa, grazie mille. Buongiorno a tutti, sono Marco Ciatti, appunto il direttore dell'ufficio delle pietre dure di Firenze. Ma sotto questo strano nome che deriva dalla sua storia secolare, in realtà potete trovare un moderno istituto di conservazione e restauro. Infatti, pur essendo il più antico istituto di conservazione al mondo, dal momento che una delle sue radici
affonda sino al 1588, quando il Granduca Ferdinando I lo fondò per la produzione di opere d'arte, nel tempo si è poi riconvertito non più per la produzione di opere, ma per la loro conservazione. Nel 1975 fu unito al grande laboratorio di restauro fondato da Ugo Procacci presso la Soprintendenza di Firenze, e quindi dal 1975 costituisce un secondo istituto nazionale di conservazione e restauro per le opere d'arte. La nostra scuola data da tempi più recenti, da quando l'allora direttore Umberto Baldini volle creare nel 1978 una scuola che da allora ha sempre viaggiato in parallelo rispetto a quella dell'istituto centrale. Tuttavia, non vi spaventate, pur essendo un istituto così antico, in realtà ha uno spirito e un cuore molto moderno, aperto verso il futuro. Infatti, come avrete potuto vedere se ci seguite sui media, siamo stati protagonisti di moltissimi grandi progetti di conservazione e restauro, anche su eccellenti capolavori, e soprattutto la cosa che io tengo di più, di lavorare per sviluppare le tecniche, le metodologie, in modo da dare una risposta sempre innovativa ai problemi del restauro. La scienza della conservazione è una scienza molto moderna. Ci sono ancora enormi spazi di miglioramento e di crescita. Per questo da noi ogni progetto di intervento, ogni progetto di restauro è anche simultaneamente un progetto di ricerca. I cui risultati li diffondiamo con nelle nostre sedi, con convegni, conferenze, oppure con le nostre pubblicazioni. L'Istituto è arrivato ad avere ben 5 linee editoriali complessive. Direi che caratteristiche proprie dell'Opificio delle Pietre Dure sono questa forte connotazione operativa che deriva dal laboratorio che ha sconfitto i danni dell'alluvione, il grande laboratorio della Fortezza d'Abbasso di 4.000 metri quadrati e tutt'oggi forse uno dei più grandi e meglio attrezzati laboratori del mondo. Un'altra caratteristica dell'opificio è questa settorializzazione, cioè all'interno ci sono 12 settori, cioè laboratori specialistici sulle varie tipologie artistiche. Per questo, coprendo quasi tutte le tipologie dei manufatti artistici, l'Istituto è stato in grado di attivare 5 percorsi formativi dei 6 che il decreto istitutivo ha proposto. Noi non abbiamo la possibilità di tenerli sempre attivi da un punto di vista didattico, perché il numero dei dipendenti dei restauratori è piuttosto limitato, ma è per questo facciamo sempre una rotazione. Ogni anno attiviamo uno di questi 5 percorsi formativi che siamo in grado di preparare per la formazione dei restauratori. Un'altra cosa a cui tengo molto è l'impostazione metodologica che, se venite all'opificio, troverete. Cioè, da noi questi vari aspetti, cioè l'operatività pratica del restauro, la ricerca e la formazione dei giovani restauratori, lavorano con una grande sinergia, e questo consente un travaso immediato, cioè una partecipazione anche degli allievi nei progetti di restauro più innovativi e più recenti. Cioè, noi non insegniamo come restauravamo, ma insegniamo in diretta tutte le novità che di volta in volta i singoli progetti di restauro hanno consentito di realizzare, dalle innovazioni tecnologiche, l'uso del laser, l'uso di nuovi sistemi di pulitura e così via. Quindi è una vita indiretta all'interno di un grande laboratorio che lavora in continuazione su grandi capolavori. Infine, e questo credo che per i giovani possa essere interessante, l'opificio ha aperto anche un proprio servizio per la conservazione delle opere d'arte contemporanea, che lavora con tutti i vari settori dedicati ai materiali, che già ha realizzato grandi interventi di restauro come il dipinto di Pollock del Guggenheim di Venezia e così via. E stiamo lavorando molto in questo ambito perché siamo convinti che è una grande necessità
le opere d'arte contemporanee hanno un enorme bisogno di essere conservate nel tempo, e questo secondo noi costituirà sia un ambito di grande sviluppo per la ricerca, sia un grande possibile attività di lavoro per i nuovi restauratori. Come vi dicevo, noi attiviamo a rotazione questi vari percorsi formativi. Quest'anno attiviamo il percorso formativo numero 3, cioè quello dedicato ai tessili e arazzi. E il motivo è che quando parliamo di restauro spesso si pensa solo al grande capolavoro della pittura. In realtà la legge ritiene beni culturali una grande massa di tipologie, come anche i colleghi dell'ICR ci hanno fatto vedere prima, con oggetti di varie tipologie. E per questo è fondamentale, c'è un'enorme necessità nel nostro paese sia di riuscire a conservare e restaurare in maniera adeguata le opere tessili, cioè antichi tessuti, arazzi, paramenti, sia c'è un'enorme mancanza di restauratori, perché molti si dedicano preferibilmente alla cosa più appariscente, cioè alle grandi pitture. È una grande necessità del nostro paese. E per questo quest'anno abbiamo dedicato la nostra attività didattica a questo specifico settore. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e ora passo la parola alla dottoressa Letizia Montalbano, direttrice della nostra scuola, che con l'aiuto di un PowerPoint vi illustrerà la nostra attività nel campo della formazione. Grazie a tutti dell'attenzione, venite all'opificio, non rimarrete delusi. Bene, buongiorno a tutti, sono già stata presentata, sono Letizia Montalbano e direttrice della scuola già di diversi anni. La nostra caratteristica, diciamo, è stata già un po', direi anzi, ampiamente spiegata dal superintendente. Provo a condividere uno schermo per entrare meglio nella questione, nella spiegazione dell'istituto, spero che si veda. E prima di tutto la scuola dell'opificio ha tre sedi, perché l'istituto ha tre sedi, quindi a Firenze abbiamo una sede storica in via dei Galfani, il laboratorio della Fortezza del Basso e la sala delle bandiere in Palazzo Vecchio, in quanto, come diceva il dottor Ciatti, abbiamo ben 12 settori. La parte storica è quella che contiene anche, oltre i laboratori più antichi in un certo senso, le ficerie, materiali lapidi, mosaici, pietre dure, bronzi, armi antiche, anche il museo. Il laboratorio molto grande, il più grande, è quello all'interno della Fortezza del Basso, dove sono anche gli altri settori di pittura su tela e tavola, materiali cartacei e membranacei, scultura lignea, dipinti murali e tessili, più la parte scientifica che ogni istituto del Ministero ha come laboratorio, ecco, come attività molto importante di ricerca e di studio appunto della parte scientifica. Il terzo laboratorio è proprio all'interno invece di Palazzo Vecchio ed è dedicato completamente agli arazzi. La scuola è stata fondata da Umberto Baldini nel 78, quindi sono già diversi anni. Gli anni erano sicuramente meno, si cominciava con un percorso triennale, mentre ora abbiamo un percorso appunto quinquennale, una laurea magistrale a tutti gli effetti. Quali sono le caratteristiche e le cose importanti delle scuole in generale del Ministero della Cultura, il nostro Ministero? Quello di lavorare a fianco dei restauratori in tutti i settori dell'istituto, e questa è una ricchezza importantissima, perché si vedono tante problematiche, si interviene su opere molto importanti sempre a fianco dei restauratori e dei professionisti del Ministero. E poi, altra caratteristica, è lavorare su un ampissimo momento, diciamo, periodo, ossia dall'archeologico al contemporaneo, quindi non ci sono dei periodi non trattati, ci sono, come all'interno del nostro istituto, ben due servizi trasversali, uno archeologico e uno dedicato all'arte contemporanea, con cantieri, con attività anche molto complesse.
del corso abbiamo detto, ecco, chi fosse interessato a studiare questo tipo di formazione, è bene che sappia che ci sono più del 60% di ore dedicate alla pratica, ma poi c'è una parte molto importante dedicata alla teoria ed è estremamente diversificata perché prevede una formazione storica e storica-artistica, una formazione scientifica e sempre di più direi una formazione legata alle scienze e alle tecnologie per la conservazione e il restauro, la diagnostica per intenderci. Il tutto collegato con una formazione anche giuridica, economica e gestionale che insegnerà poi al restauratore come comportarsi, come lavorare nell'ambito proprio del restauro. Cinque sono i percorsi che noi abbiamo attivi fin dall'inizio, quindi dal 2010, quando è stato istituito questo nuovo corso, diciamo, di laurea, e quindi brevemente nel materiale lapide, il PFP1, che lega insieme vari settori, il PFP2, lo stesso dedicato ai manufatti dipinti, alle sculture lignee e ai manufatti sintetici e di lavorati assemblati. Il percorso 3, che apre quest'anno, dedicato ai materiali e manufatti tessili e pelle. Il percorso 4, con materiale manufatti ceramici, vidri, organici, materiale manufatti in metallo e leghe. E il percorso 5, che è un altro dei percorsi molto, molto diversificati, anche complessi, che raggruppa il materiale librario, archivistico, i manufatti cartacei, il materiale fotografico, cinematografico e digitale. Per venire nello specifico al percorso che viene aperto quest'anno, che è il percorso numero 3, dedicato ai materiali manufatti tessili e pelli, il bando è già uscito e scadrà a breve il 18 di luglio. E viene aperto per 5 studenti, il nuovo corso. A che cosa è dedicato? Sostanzialmente a una varietà di manufatti molto grande. Pensiamo subito agli arazzi, e qui vedete le bellissime arazze del Salone 200 in Palazzo Vecchio, uno dei nostri restauri, e ancora qui delle immagini, insomma, dedicate a quello che è uno dei più corsi più importanti, ma tantissimi sono manufatti tessili e in pelle. Quindi è sicuramente un percorso molto diversificato, molto ricco. Possiamo vedere tessuti archeologici, paramenti sacri, stendardi, gonfaloni, per arrivare poi ai costumi, per esempio, agli abiti, ai costumi teatrali, ai costumi cinematografici, che ora hanno anche molta importanza, no? Uno sviluppo moltissimo della conservazione di questo campo. E ancora abiti, ma anche pellicce, oggetti fatti costituiti da piume, merletti, accessori e quant'altro, manufatti in cuoio. Quindi la varietà è sicuramente amplissima e si completa il percorso, che è un percorso quindi molto diversificato e complesso, con delle tesi, ecco, anch'esse complessissime, direi un anno intero è dedicato alle tesi, perché arriverà poi a fare questo percorso dedicato anch'esso a degli studi estremamente articolati, come questo, per esempio, dedicato agli abiti provenienti da tombe. Come si accede alla scuola? Si è detto quindi che ci sono tre test. Vi faccio vedere, per quanto riguarda il percorso 3, di cosa stiamo parlando. Il primo test è quello attitudinale, legato a una prova di disegno, quindi viene data, consegnata una foto. Qui ci sono degli esempi di prove fatte negli anni precedenti e bisogna, ecco, rappresentarla, copiarla, è una copia dell'immagine che viene data, e per vedere proprio come il candidato si comporta, come interpreta la rappresentazione. Tutte le indicazioni ovviamente sono date nel bando, sono all'interno del sito, quindi si può avere nello specifico maggiore informazioni. Abbiamo fatto anche degli open day dedicati a spiegare meglio come si lavora in questo senso per la prima prova. La seconda prova è quella attitudinale, in questo caso sono prove tutte studiate per vedere una manualità, non per saper già restaurare, ovviamente. Poi restaurare
lo impareranno gli studenti una volta che entreranno. Per quanto riguarda la prova attitudinale del percorso 3, è una prova basata sul conoscere dei punti piuttosto anche frequenti, e nel fare un elaborato viene dato uno schema, viene, insomma, vengono dati i materiali e tutto, che poi, ecco, questo diciamo è il campione che abbiamo noi in istituto, che abbiamo fatto fare, che rappresenta, trovate appunto sul sito, che rappresenta la prova che viene richiesta come prova attitudinale. Le prove attitudinali in genere sono piuttosto dedicate al percorso che si fa, sono legate in qualche modo ad una manualità specifica per il percorso che si intende scegliere. Poi naturalmente la prova orale, in questo caso la prova orale è piuttosto ampia, avete visto che si parla di chimica, biologia, scienze da terra, fisica, storia dell'arte e soprattutto direi delle domande di storia delle tecniche legate in questo caso particolarmente al percorso che si sceglie di portare avanti e per cui candidarsi. Con questo io ho concluso la parte dedicata alla scuola, qualsiasi informazione appunto la potete trovare poi sul sito. E prima di passare la parola alla dottoressa Nuccetelli, c'è una domanda da parte di Jacopo Mori per PD che vi ho ricopiato in chat e che leggo. Buongiorno, per quanto riguarda i corsi dell'opificio, sarebbe possibile conoscere in anticipo quali saranno quelli attivi nel prossimo anno, immagino? Lo abbiamo appena detto, il percorso formativo 3, cioè relativo tessili, arazzi e materiali in pelle. È un corso che, come tutti gli altri, durerà 5 anni e gli allievi stazioneranno nel nostro laboratorio dedicato a questi materiali con i nostri insegnanti, sia nella sede della Fortezza d'Abbasso, dove c'è il settore dedicato ai tessuti, sia nella splendida sede molto panoramica di Palazzo Vecchio, dove invece c'è il laboratorio per gli arazzi. Immagino chiedesse non il prossimo anno accademico, ma forse i successivi. Non so se c'è già un... No, ancora non è posto, lo facciamo in un periodo successivo dell'anno, quando cominciamo i preparativi, per avere tutte le condizioni. Non è una frequenza automatica tra i vari settori. Bisogna fare un po' il punto della situazione, gli impegni operativi, il numero di restauratori presenti, quindi è una valutazione che di volta in volta facciamo nei primi mesi dell'anno. Grazie, questo sottolinea ancora una volta come ricerca, formazione vadano di pari passo nelle scuole. Certamente. Allora, Lucilla, a te. Speriamo. Allora, dunque, io mi presento da sola, sono Lucilla Nuccetelli e sono la responsabile del laboratorio di restauro e direttore della scuola di alta formazione. Dunque, l'Istituto Centrale ha questo percorso formativo in base al decreto di materiale archivistico, librario, manufatti cartacei, pergamenacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale. Percorso formativo professionalizzante 5. L'esame finale abilita direttamente, come abbiamo già detto, alla professione di restauratore di beni archivistici e librari. Le nuove scuole di alta formazione sostengono una formazione di figure professionali altamente qualificate. Sono professioni capaci di promuovere direttamente il tanto auspicato collegamento fra conoscenza, innovazione ed economia. Il decreto ministeriale 87 definisce l'impegno formativo della scuola e introduce una spiccata valenza scientifica, oltre che a quella sempre storica, che è appunto storico-artistica ai corsi. In questo modo si potranno formare dei restauratori imprenditori capaci e dotati di capacità critica e di conoscenze trasversali e multidisciplinari.
Queste sono un schema di ore a disposizione di tutto il percorso formativo. Quindi come vengono suddivise tra tesi, crediti liberi, discipline del restauro e discipline teoriche. Allora, che cosa acquisiscono i diplomati delle SAF? Solide basi teoriche, una solida preparazione pratico-manuale, una capacità di ricerca, documentazione, contestualizzazione dell'opera attraverso l'uso di analisi scientifiche, la capacità di riconoscere le cause di degradazione a tutti i livelli, capacità di progettare gli interventi di restauro, capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza o di catastrofe attivando le azioni più opportune e la capacità di collaborare, che è fondamentale, con figure professionali specifiche e quindi di gestire uno staff di lavoro. Una piccola storia del nostro istituto. L'istituto attuale nasce nel 2007 dalla fusione dell'istituto di patologia che fu fondato nel 1938 da Alfonso Gallo e il centro di fotoriproduzione che è stato fondato nel 1963. Questi due erano due istituti speculari, solo che uno si occupava di archivi e uno di biblioteche. Come è organizzato l'istituto? In 8 laboratori. Il laboratorio di biologia effettua ricerche e studi sugli organismi, sui microorganismi responsabili della degradazione e verifica chiaramente la consistenza, la resistenza agli agenti biologici, ai prodotti e materiali utilizzati nel restauro. Il laboratorio di chimica svolge un ruolo fondamentale nella ricerca sia teorica che sperimentale su tutti i componenti dei materiali, sulle sintesi dei nuovi prodotti e sulla loro applicazione. I metodi di indagine sono chiaramente non distruttivi. E che cosa ci danno? Delle informazioni, quindi così come le impronte digitali sono caratteristiche per ogni individuo, così lo sono per le composizioni dei vari composti. Il laboratorio di fisica, quindi laboratorio di fisica, studia tutte quelle caratteristiche fisiche, chimiche e chimico-fisiche delle tipologie dei manufatti. E sono anche queste non distruttive. Il laboratorio di tecnologia dei materiali, quindi se vogliamo sapere per esempio come è realizzato un foglio di carta, qual è la fibra vegetale, oppure qual è la specie animale da cui è derivata una pergamena, ecco, allora a questo punto ci rivolgiamo al laboratorio di tecnologia dei materiali. Noi abbiamo attivato insieme al laboratorio di biologia un progetto per la fabbricazione della pergamena con gli studenti della SAF. Un altro laboratorio è la conservazione preventiva, che comprende tutti gli interventi che ritardano il processo di deterioramento dei materiali e prevengono i danni avendo condizioni ottimali per la conservazione. Il laboratorio di restauro chiaramente svolge attività diretta sulle opere, ma anche di ricerca ed è finalizzata allo studio dell'evoluzione delle tecniche di esecuzione dei manufatti archivistici e librari e la definizione di uno stato di conservazione dei conseguenti metodi e materiali di intervento. Il laboratorio cinematografico, anche questo, svolge un'attività diretta di formazione e ricerca di definizioni. Ora vi faccio vedere una carrellata di lavori che sono stati fatti in parte in collaborazione tra il laboratorio di restauro e gli studenti e in parte sono tesi di laurea.
Questa è una collaborazione, quindi un volume che viene da Karakosh e che è stato in seguito riconsegnato dal Santo Padre. La guida dei perplessi, anche questa è un'altra storia molto interessante ed è stato un restauro in equilibrio tra storia, estetica e conservazione. Padaros, che è la sede degli archivi nazisti, dove vengono conservate tutta la documentazione degli archivi nazisti, e questa è una prossima tesi di laurea. Le cose di cui si occupa il laboratorio di restauri, quindi che sono impartite negli studi, sono anche i sigilli, che sono parte integrante delle pergamene, e quindi anche lo studio sui sigilli è fondamentale. Un'altra branca del nostro percorso, che non si riferisce solo a volumi, ma si riferisce anche ad altre opere. In questo caso abbiamo una tesi di restauro su un album fotografico, quindi è stata seguita tutta dalla sua conservazione in questo atelier fino all'intervento di restauro. Il restauro cinematografico, questa per esempio è Il gatto con gli stivali, un'opera che è stata restaurata durante una tesi in istituto. Questo è forse non c'è neanche bisogno di presentazione, il papiro di Artemidoro, che è una storia molto discussa tra originale e copia. Questa è stata una tesi di restauro. Un'altra tesi è stata un globo terrestre, un acquaforte su carta, supporto legno e gesso. Allora, il significato della conservazione dei beni archivistici e librari si è modificato col passare degli anni. All'avvento delle tecnologie digitali ha però reso le opere su carta e pergamena fruibili e quindi immateriali. Tuttavia è andata affermandosi sempre di più nella società la consapevolezza di poter e l'importanza di tramandare gli oggetti materiali ai posteri insieme a tutte le informazioni storiche, artistiche e tecniche. Solo in piccola parte però è stato possibile ottenere fino ad oggi. Per questo speriamo che in futuro con le nuove tecnologie sia possibile affrontare anche altre peculiarità. Questa consapevolezza e la capacità di prevedere futuri scenari conoscitivi devono guidare i lavori dei nuovi restauratori. Esistono infinite storie che le opere possono raccontare, storie che vanno oltre le parole scritte e che meritano di essere riconosciute attraverso la ricerca, la curiosità e dei nostri posteri. Ora passiamo alle prove. Le prove sono, come hanno già detto anche i colleghi, un disegno a tratto lineare che è teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e i dettagli partendo da una foto. Ho messo due foto, una che riguarda un documento archivistico, quindi una legatura archivistica e una legatura libraria. La prova pratico-attitudinale che valuta la sensibilità cromatica e pratico-percettiva del candidato in base a una serie di gamme cromatiche. Poi un'esecuzione, quindi di un manufatto archivistico e librario. Badate bene che sono molto semplici, sono delle cuciture semplicissime, quindi non si chiede di creare un documento complesso. Ecco, una semplice che verranno spiegati molto bene con dei fogli, quindi non c'è nessun pericolo. Questa è la presentazione. Ora spero che parta il video che hanno girato
i ragazzi della SAF, e così da poter finire con le loro, con il loro pensiero, direi. La alta formazione dell'ICPAL è un corso di studi equiparato ad una laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali. Io sono una studentessa del quinto e ultimo anno e sto iniziando il lavoro di tesi. L'esame di laurea mi abiliterà alla professione di restauratore di beni archivistici e librari, opere d'arte su carta e pergamena, materiale fotografico e cinematografico. La scelta di intraprendere questo percorso di studi è maturata nel corso della mia formazione precedente, infatti ho una laurea in filologia. Questo corso racchiude un po' tutti i miei interessi, sia per quanto riguarda appunto il restauro di beni in carta e pergamena, che il restauro cinematografico che affronteremo nei prossimi anni di corso. Inoltre quindi mi permette di avere un approccio più pratico alla materia e di integrare le competenze più teoriche già acquisite nei miei studi precedenti. Durante il primo anno abbiamo svolto laboratori pratici di restauro della carta e della pergamena. E in questo momento mi sto occupando del restauro di un documento di carta e nello specifico sto facendo il risarcimento di una lacuna. Sicuramente tra le tante cose che mi hanno colpito, una di queste è stato aver avuto l'opportunità di lavorare sin da subito con materiali originali anche abbastanza antichi e di una certa importanza. Questo mi ha abbastanza colto di sorpresa, è stato particolare ed è stato molto molto interessante. Uno degli aspetti più stimolanti in questo percorso di studi per me è sicuramente la possibilità di lavorare sempre su materiali diversi, studiandoli e approcciandosi con essi da un punto di vista scientifico e tecnico, e anche le possibilità di stage formativi all'esterno della scuola che permettono sempre di approfondire il rapporto con i materiali e di studiare nuove tecniche. Un'esperienza formativa che ricordo con piacere durante 5 anni è stata svolta il primo anno ed è il corso di manifattura della pergamena. Questo corso ci ha dato la possibilità di approfondire la tecnica di produzione di questo supporto, che è uno step fondamentale per l'attività del restauratore, perché va a indagare quindi la sua metodologia di produzione e di fabbricazione e quindi poi il suo deterioramento nel tempo. Una delle esperienze formative più stimolanti durante 5 anni di corso è stata quella svolta presso l'Archivio di Stato di Rieti, perché ci ha permesso di lavorare sui materiali recuperati durante il sisma del 2016. È stata un'esperienza molto utile che ci ha permesso di lavorare in gruppo sul campo, gestendo una quantità di materiali enorme in un contesto di criticità. Il lavoro di tesi è un'occasione per mettere a frutto le competenze acquisite nel corso di questi 5 anni di formazione e di gestire un lavoro dall'inizio alla fine in autonomia con il supporto dei laboratori di restauro e scientifici. Questo lavoro mi ha dato la possibilità di approfondire le mie conoscenze in un ambito specifico. Io, per esempio, ho scelto il restauro della fotografia. Questo mi ha permesso di studiare una tipologia di beni sotto vari punti di vista, quello storico, tecnologico e conservativo. Sono un'ex allieva dell'ICPAL e dopo la laurea ho avuto modo di collaborare con diversi enti pubblici e privati, specializzandomi in particolare sul restauro dell'arte contemporanea, e il motivo anche per il quale oggi sono di nuovo qui all'ICPAL per insegnare il restauro dell'arte contemporanea e nell'ambito di una convenzione con la Direzione Regionale Musei Veneto per la quale oggi lavoro. Da quando sono entrata in questa scuola ho iniziato a guardare ai volumi e alle carte con un occhio molto diverso, perché anche attraverso l'osservazione di semplici dettagli riesco a ricostruire la storia dell'oggetto, e questo crea una specie di connessione con l'opera che mi fa sentire in qualche modo privilegiata. È un percorso impegnativo, con tante ore di frequenza, ma se affrontato con il giusto entusiasmo e la determinazione può regalare grandi soddisfazioni.
Grazie Lucilla. Ci sono altre due domande, una generale riguardo il livello di lingua inglese richiesto e una rivolta all'ICR e riguarda le prove sempre di ammissione. Si chiede se c'è un modo per prepararsi venendo guidati. Grazie. Posso intervenire io? Non so per quanto riguarda lo che si dice, ma credo in generale, cioè si richiede in genere di leggere un testo in inglese, che naturalmente è un testo magari un po' tecnico, storico-artistico, per vedere se c'è capacità di tradurre, di leggere, di tradurre. Naturalmente però nell'ambito poi del restauro l'inglese è molto importante, perché gran parte degli studi, delle bibliografie e dei convegni sono in quella lingua, quindi nel tempo anche i ragazzi nei corsi dovranno studiare, avranno delle bibliografie dedicate, quindi si chiede per quello, ma non è che si chiede un livello ottimo, ecco, una cosa media. Sì, possiamo aggiungere che noi cerchiamo anche di aiutare questa crescita nella lingua inglese. Abbiamo una convenzione con il centro linguistico di Ateneo, per cui i nostri allievi che ne avessero necessità possono ulteriormente migliorare la comprensione della lingua. Come l'esame si svolge, come bene ha detto Letizia, lettura di una frase e traduzione della stessa, per vedere se capisce cosa c'è scritto. Dunque, per quanto riguarda l'inglese, le informazioni da parte di ICR sono simili. Anche nel nostro caso, durante l'esame di ammissione, viene sottoposto un breve testo, che in genere è un testo tecnico, quindi una frase tratta da un trattato o da appunto un testo tecnico sul restauro, e viene chiesto di tradurlo ed eventualmente di commentarlo. Quindi si deve dimostrare, diciamo, una conoscenza sufficiente della lingua inglese. Per quanto riguarda poi lo svolgimento dei corsi, entro il quinto anno si deve raggiungere il livello B1, e questo, anche nel caso dell'istituto, viene come dire, consentito da due convenzioni, uno con il Centro Linguistico dell'Ateneo dell'Università di Roma 3 e uno con il Centro Linguistico di Ateneo dell'Università della Basilicata. Quindi i corsi poi vengono regolarmente erogati e permettono agli studenti di migliorare la loro conoscenza della lingua inglese. Per quanto riguarda invece le prove pratiche, diciamo, era consuetudine fino allo scorso anno organizzare degli open day che consentivano ai docenti dell'istituto di fornire indicazioni dirette ai candidati sulle prove di ammissione. I candidati portavano dei facsimile di ciò che erano in grado di fare e venivano corretti in presenza. Ovviamente la situazione dell'ultimo anno non ha consentito lo svolgimento di questi open day, ma per qualsiasi informazione, come indicato nel bando, ci si può rivolgere appunto alla scuola e prendere appuntamento con docenti che si rendono disponibili singolarmente a intervenire correggendo eventualmente delle prove, insomma. Grazie Giorgio. Un'altra domanda, sempre generale, se si può partecipare alle prove anche se in possesso di un titolo universitario triennale. Sì, è una domanda complessa, certamente sì, però dovrà ripartire dal primo anno. Solo singole materie potrà avere un riconoscimento dei crediti, perché non si può concentrare, sommare insieme la pratica di laboratorio che deve essere frutto di un accumulo che si fa nel corso del tempo, cioè riparte dal primo anno. Probabilmente possono essergli riconosciuti e abbonati come crediti formativi se ha fatto materie che ritrova nel corso di studi, non so, storia dell'arte, chimica, fisica, eccetera, ma sono singoli insegnamenti. Lui viene iscritto al primo anno. Sì, confermo, nel caso dell'istituto
la situazione ovviamente analoga e le materie che vengono, diciamo, abbonate agli iscritti che hanno già seguito dei corsi universitari precedenti vengono vagliate dal consiglio didattico per verificare che non soltanto il titolo della disciplina sia, diciamo, analogo, ma che i contenuti siano adeguati rispetto alle esigenze della formazione di un restauratore, perché evidentemente studiare un corso di fisica non è lo stesso se lo si fa a ingegneria o se lo si fa in un corso di conservazione e restauro dei beni culturali. Grazie. Allora, c'è un'altra domanda. Si possono sapere quali saranno le date delle prove di ammissione all'ICR? Questo credo che sia indicato nel bando, in ciascun bando, di cui forse è meglio ricordare le date di scadenza. Sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, li trovate sul sito della nostra direzione e sui siti dei vari istituti. Le date di scadenza sono per l'ICR il 4 agosto, l'ICPAL il 25 luglio e l'Opificio per il 18 luglio. Per quanto riguarda le prove di ammissione, poi lo svolgimento, diciamo, viene la data effettiva di svolgimento viene pubblicata con congruo anticipo per organizzare, perché i candidati si possono organizzare, ma in ogni caso quest'anno, come di consueto, le prove si svolgeranno nel mese di settembre. L'anno scorso ovviamente ci sono stati dei ritardi e quindi tutto è slittato un po', ma consuetudine che le prove di ammissione dell'istituto si svolgano nel mese di settembre. Sono comuni per le due sedi della scuola di alta formazione. Un'altra domanda generale, si chiede negli anni passati quanti siano stati i candidati che si sono presentati alle prove di accesso e immagino vogliano sapere la percentuale poi di ammessi. Grazie. Per quanto riguarda l'ufficio, la situazione poi cambia nel corso degli anni, insomma nei decenni direi, da quando è aperto, però certo la selezione è sempre molto, molto grande, quindi il nostro numero è un massimo di ammessi da 5 a 10, a seconda che, come dicevamo, di quanti percorsi apriamo. Generalmente ne apriamo uno, quindi abbiamo 5 persone ammesse. E i percorsi hanno poi, diciamo, piacciono o non piacciono, nel senso anche lì si vede una differenza tra i vari percorsi, però noi ci limitiamo sempre a questo numero, massimo 5-10, e negli anni direi che ormai da tanti anni andiamo avanti così. Noi chiaramente avendo un unico percorso, quindi sono 5 allievi e in media, insomma, non abbiamo grossi numeri come una volta, però insomma cerchiamo sempre di prendere, insomma, di fare un, come dire, anche un controllo manuale di quello che sanno fare. Non devono saper restaurare, questo lo diciamo sempre, perché questo è compito nostro, seguire i ragazzi, però devono avere quantomeno una certa manualità, una certa precisione, una pulizia del lavoro che devono fare. E quindi, insomma, noi normalmente 5 studenti riusciamo sempre a prenderli. Certo, se capitano però persone che non hanno queste caratteristiche, ci dobbiamo fermare. Dunque, per quanto riguarda l'istituto, l'anno scorso gli iscritti alle prove erano circa 150. I tre percorsi, come diceva anche Letizia Montalbano, spesso hanno un indice di gradimento differente e questa forse è anche l'occasione per, come dire, far riflettere i possibili candidati
sulla necessità di non fossilizzarsi su un immaginario del restauratore come un restauratore da cavalletto. Quindi questo lo dico perché in genere il percorso 2, che è quello dipinti su tavola, scultura lignea, dipinti su tela, è quello che riscuote il maggiore successo, mentre invece il percorso 1 e il percorso 4 in particolare hanno un numero più esiguo di iscritti all'esame di ammissione. Una cosa su cui però è bene che i candidati riflettano è che il percorso 1, ad esempio, è un percorso che, come dire, essendo frequentemente coinvolto in grandi cantieri di restauro di edifici monumentali, di complessi monumentali, mette in campo delle superfici da restaurare molto molto grandi e quindi per certi versi è certamente uno di quelli che come prospettive professionali dà delle prospettive migliori, almeno questo è quello che abbiamo visto noi negli anni passati. Quindi diciamo, sappiamo che il percorso professionalizzante 2 è uno dei più apprezzati dai candidati, però la riflessione che invito a fare da parte dei candidati è proprio che ammassarsi nel percorso 2, certo, magari uno ha proprio la passione per quel tipo di manufatto, ma ragionate anche in termini di sbocchi professionali. Se, come appunto detto, alcuni percorsi sono un po' sottovalutati, forse è bene no, valutare se questo tipo di percorso può essere compatibile con la sensibilità personale e con le aspirazioni di carriera. Un'altra cosa, la selezione è una selezione dura e l'istituto anche quest'anno mette a bando 20 posti tra le due sedi, 10 posti sul PFP 2 a Matera, 5 posti sul PFP 1 a Roma e 5 posti sul PFP 4 a Roma, ma quasi sempre succede che i posti che poi vengono coperti, nonostante vi abbia detto gli iscritti alle prove siano 150 su 20 posti, noi non copriamo tutti i 20 posti. L'anno scorso, ad esempio, abbiamo coperto 10 posti sul PFP 2 a Roma, 4 posti sul PFP 1 a Matera e c'erano a bando 10 posti e non abbiamo aperto il percorso professionalizzante 4 perché non c'erano dei candidati sufficientemente come dire, adatti a proseguire. Quindi la selezione è una selezione dura, per cui invito i candidati ovviamente a non prenderla sotto gamba, perché non si tratta di una passeggiata, ecco. È un momento di grande riflessione che richiede una concentrazione nei prossimi mesi assolutamente forte. Grazie Giorgio. Un'altra domanda: è possibile il trasferimento da un istituto all'altro o da altro ateneo? Essendo a numero chiuso, pensavo di provare il test anche in altre accademie. Mi chiedo quindi se passato il primo anno possa trasferirmi non perdendo esami l'anno concluso. Dottor Ciatti, sì, no, bisogna essere molto chiari su questo. Non esiste possibilità di trasferimento, soprattutto tra SAF e università, perché sono due amministrazioni diverse, non c'è una pari svolgimento dei programmi. E anche tra le SAF è praticamente impossibile, perché i programmi non combaciano esattamente. Lo sviluppo che il direttore della SAF dell'ICR ci ha fatto così bene fatto vedere non è uguale al nostro percorso negli anni, e quindi non è possibile trasferire senza perdere pezzi di formazione, eccetera. Quindi questo è realmente un problema che, tra i tanti che ancora la formazione del restauro ha, ricordo che è stata normata solo a partire dal 2009 e poi con i primi accreditamenti nel 2011, quindi è un percorso relativamente giovane. Ancora questo è un problema che non è stato risolto.
a livello alto, però nella concretezza questo non è possibile farlo attualmente. È un percorso a ciclo unico, dall'inizio alla fine. Ricordiamo che insomma ai ragazzi non spaventarsi per la difficoltà, perché comunque le scuole devono mantenere, sono chiamate a mantenere un livello alto di qualificazione, perché i professionisti che escono dalle scuole del Ministero sono riconosciuti come tali non solo a livello nazionale ma anche internazionale, quindi è necessario mantenere questo alto livello e questo è anche garanzia di qualità. C'è un'ultima domanda più specifica per ICPAL. Sul bando leggo che la prova pratica e uno dei test attitudinali sono specificamente rivolti a chi ha già competenze di conservazione e restauro di beni librari archivistici, ma per gli altri che come me hanno una formazione su materiali fotografici, cinematografici e digitali, come funziona? Lucilla ha già in parte risposto nel suo intervento, sì, se vuoi aggiungere qualcosa. Assolutamente, assolutamente non devono avere nessuna competenza, anzi noi abbiamo, preferiamo persone che si presentino, come dire, nude e crude, non devono avere delle conoscenze, non devono saper lavorare. Perché? Perché spesso hanno, come dire, la presunzione di saperlo fare e quindi fanno degli errori. È meglio vergine piuttosto che con errori di preparazione. Quindi il test è valido per tutti ed è superficiale in questo modo. Non possiamo chiaramente parlare di materiale fotografico, cinematografico che ha ancora delle peculiarità più complesse. Quindi quello fa parte del corso di studi e quindi verrà effettuato durante 5 anni. Ma il corso, diciamo, l'esame è quello più semplice. Proprio per non gravare, non devono essere capaci a cucire, a fare una legatura medievale. Non è richiesta a nessuno. Ecco, partiamo da zero per arrivare poi in alto. Grazie Lucilla. Non ci sono altre domande da Facebook e dagli altri canali. Non so se volete aggiungere qualcosa in chiusura. Altrimenti io sottolineerei come nelle scuole del Ministero tradizione e innovazione vadano di pari passo. Insomma, i futuri professionisti che opereranno sui beni culturali sono chiamati a essere custodi del nostro grande patrimonio culturale e poi anche a tramandarlo nelle migliori condizioni possibili alle future generazioni, quello che noi cerchiamo con grande difficoltà, anche non sempre riuscendoci alla perfezione, cerchiamo di fare ogni giorno. Quindi di nuovo grazie a tutti, ai direttori degli istituti e delle scuole. E non so se volete aggiungere qualcosa, altrimenti chiudiamo la diretta così. Grazie anche grazie a chi ci ha seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci. In bocca al lupo, ragazzi. Davvero, arrivederci. In bocca al lupo.